troviamo al Circolo degli Artisti stasera con i Mambo, qui per il Roma Europa Festival e per la rassegna musicale Viva, che è curata da Dinosauro per Battiti di Radio 3. Insomma, un saluto ai Mambo innanzitutto. Allora, giugno 2012 ha visto l'uscita del vostro nuovo album, Zombie, e ci sono delle partecipazioni notevoli come Mike Watts degli Stooges, tanto di cappello, però voi non siete strani nelle collaborazioni, insomma, sia dal vostro percorso personale, E questa esperienza precedente, quanto conta poi per la formazione attuale dei Mambo? Conta, diciamo, dall'aspetto lavorativo. Diciamo, c'è sempre lo stesso tipo di intenzione di impostare il lavoro. Quello è la nostra... Sempre un lavoro do it yourself, sempre a battere sullo stesso chiodo per cercare di portare Mambo e cercare di centrarlo proprio, insomma. E tra l'altro l'album contiene una special track, proprio l'omonimo, poi Zombie, che è dedicata al Black President. Esatto, a Fela Kuti. A Fela Kuti. Quindi perché questa dedica speciale? È per voi un po' maestro, una... Sì, per quello che riguarda me, che sono sassofonista, è uno di quei personaggi che come Coltrane, Sarra, pure James Brown, sono quei personaggi che non lasciano il segno solo musicalmente, ma pure a livello umano. Riescono a creare qualcosa che va oltre la musica. E per questo per me è un punto di riferimento importante. Giustamente un ottimo attivista per i diritti umani. Sì, sì, sì. E su quel pezzo siamo a Banzi di Marco, detto Mastro Buono, non ci vede. Sì, no, è stata un'esperienza bella, anche perché è stato interessante di arrangiare un brano che comunque molto interessante, molto bello, molto completo, ma riadattarlo in una chiave anche metal, una chiave più estrema, che dove io appunto nel brano suono le chitarre, e è stata anche una bella sfida. Fortunatamente pare sia riuscita, quindi è stato bello. Ma anche perché è davvero difficile dare una definizione del genere che affrontate, perché è stato detto addirittura afro-grind, perché c'è hardcore, c'è metal e poi la commistione dei ritmi tribali. Come mai questa scelta così particolare, che poi è una musica addirittura quasi violenta, insomma, oltre che molto ritmata, la violenza coinvolgente? La musica è violenta. Cosa vi ha spinto proprio alla ricerca di questi suoni esotici, anche perché alla fine è verso l'Africa nera? Vabbè. Diciamo che questa cosa, io preferirei non parlare perché ho una voce veramente forte, però comunque la picciamo. La picciamo. Poi abbiamo anche dei campioni nascosti. Comunque niente, è successo qualche anno fa che con lui abbiamo scoperto che avevamo questa passione in comune per la musica africana. E in qualche modo comunque ci ritrovavamo anche lui con Zui, io con Neo, sullo stesso filone, anche se in maniera differente, però stesso filone musicale, no? Che non vorrei chiamarlo... Non lo chiamare. Siamo sulla stessa intenzione. Se cominciamo quasi a non voler più pronunciare certi termini. La parola, sì, esatto. La parola jazz core, l'ho detta. E niente, quindi da lì i primi discorsi, i primi interessamenti, no? Che ti ascolti, che fai, ma che cosa ascolti di altro, che ti mangi. Ma tu quando ascolti musica mangi quello che mangiano gli africani, oppure... E niente, da lì poi io diciamo che... Ho approfondito un po' la musica africana, per conto mio, sia partendo dal jazz, e poi insomma ho avuto la fortuna di incontrare Don Moye, il batterista dell'Art Ensemble of Chicago, che mi ci sono praticamente attaccato per un'estate intera e l'ho scorazzato da tutte le parti. Comunque concerti con lui, in più lo costringevo a fare delle lezioni private, sì,
cambio di, della mia presenza, anzi, in cucina e ma io un ottimo cuoco per questo. Voi provenite, non so se anche tu, ma da Roma? Sì. No. Ah no! Qui c'è la parentesi, perché dopo ieri è venuto... Metti bip qua! Dopo ieri è venuto... è stato in vacanza nel mio paese, che era che è sul mare. Rimaniamo nell'ambito del Lazio. Esatto, Agropontino. Lazio. E trovate, insomma, un riconoscimento, vi sentite apprezzati? Proprio a livello di scena romana si sta creando un movimento anche magari underground o è ancora in formazione? Trovate il giusto spazio per insomma, il vostro lavoro, quello che fate? Sì, comincia, devo dire che comincia a esserci abbastanza attenzione ai nostri confronti, ma non solo a Roma, diciamo in tutta Italia e poi pure all'estero, perché cominceremo a fare un tour la settimana prossima di due settimane tra Francia, Svizzera e soprattutto anche il pubblico meta. Sì, esatto. Diciamo che si uniscono differenti realtà ai nostri concerti che magari non dico che non ti aspetti, però insomma viene come ieri sera a Schio, è venuto un chitarrista death metal a dire che la nostra musica era incredibile, che mi aveva emozionato perché gli piaceva questo tipo di sperimentazione. Quindi bene o male riusciamo a colpire, tra virgolette, fasce diverse, filoni diversi. Che poi è quello che la musica dovrebbe fare. Sicuramente per voi è un orgoglio, insomma, addirittura da un chitarrista. No, a noi ci fa piacere, più che altro siamo sempre concentrati su quello che vogliamo fare e quello che... cioè siamo concentrati sulla musica, siamo noiosi. Tu sei concentrato sulla musica, Quindi al di là del Roma Roma Festival, da qui il prossimo progetto è questo tour che parte... Parte la settimana prossima, il 24 novembre, torneremo praticamente a casa il 17. Però parte con un concerto a Milano con Spaccamombu, che è un'altra realtà che uscita da poco, che prevede la collaborazione di noi due Mombu più Paolo Spaccamonti alla chitarra. E vi muoverete poi per tutta Italia, anche per chi ha la possibilità, insomma, ascoltando di venire. Sì, sia come Mombu sia come Spaccamombu. Ok. Diciamo che sono due entità diverse che però insomma. Beh, quindi non possiamo che fare il nostro in bocca al lupo ai Mombu, Spaccamombu, le vostre realtà emergenti. Davvero buon concerto anche per stasera, si esibiranno al Circolo degli Artisti. Un saluto di nuovo agli amici di Radio Bombay qui con i Mombu e l'elemento a sorpresa. Ciao!